Non è una televendita di padelle. Nell'ultimo video dove vi dicevo quando e come buttare via le padelle antiaderenti rovinate, in tantissimi avete chiesto: Gabriele, ma come si usano le pentole in ghisa, le antiaderenti, quelle in coccio, quelle in acciaio, le Pyrex, eccetera. Allora, io ho rotto le scatole ai miei fornitori preferiti di pentolame e padellame e mi hanno mandato dei campioni. Ci è voluto un po', ragazzi, è stata dura, però sono stati bravissimi, mi hanno mandato tanta roba. Adesso io vi faccio vedere uno per uno velocemente a cosa servono, come sono fatte e come si utilizzano i principali tipi di pentole, padelle, materiali, eccetera, eccetera, eccetera. Le pentole in terracotta servono per cotture lunghe oppure per cotture in forno. Avete visto recentemente questa qui che ci ho fatto dentro il pane. E ci ho fatto dentro anche una zuppa, nei prossimi giorni uscirà il video. Praticamente queste vanno scaldate dentro nel forno, si chiudono per bene, poi ci si mette dentro il pane e ci si cuoce il pane. Oppure ci si fa la zuppa, tranquillamente. Cosa fa il coccio? Assorbe molto calore, lo rilascia piano piano e le zuppe cuociono lentamente, le minestre, stufato, brasato, quello che volete. Ed è una cottura naturale, una cottura tranquilla, sulle stufe poi vengono perfettamente. Questa è una legumiera, è più grossa. Qua ci sono diverse misure, in questo caso qui posso fare la zuppa per un esercito. Praticamente, essendo tonda dentro, questa, una volta che inizia a bollire, piano piano fa bollire lentamente le cose, il calore fa questo movimento all'interno della pentola e i legumi cuociono perfettamente ed è più stretta sopra, mantiene il calore e consuma anche pochissimo gas, oppure lo mettete nella stufa, è perfetto. Sulla stufa sono un sogno queste pentole qui. Queste pentole me le ha mandate Taddeo Terracotta. È un artigiano, provincia di Chieti, che fa queste e altre, molti altri tipi di pentole, lo trovate sia nel suo shop che su Amazon. Mi ha mandato anche questo inquietante attrezzo. Praticamente è un cuocipollo, ci infizzate sopra il pollo bello aromatizzato, faremo la ricetta nei prossimi giorni perché mi incuriosisce la matrice, mi ha fatto un po' ridere perché c'è sto coso, però ci si infizza il pollo e se lo si fa sgrassare in forno, si aggiungono le patatine e le verdure sotto e viene fuori un pollo che è uno spettacolare, prossimamente sul mio canale Rappanello. Ora parliamo delle Pyrex, queste sconosciute. Mi vedete spesso nei miei video utilizzare le Pyrex, io adoro le Pyrex per determinati usi che adesso vi spiego. Tenete conto che le Pyrex e anche la terracotta sono materiali inerti, quindi vanno benissimo sulla ghisa, sul fornello con la retina, senza retina, sulle piastre in ghisa, sulle alogene come quelle che uso io, però sui fornelli a induzione non vanno bene perché non trasmettono la corrente. Molto spesso, ma molto spesso, mi vedete usare queste qua, Pyrex, perché? Perché la uso, la metto in frigo, la metto in forno, la metto in congelatore, la metto dappertutto. L'importante è non dargli sbalzi di calore, perché se ce l'avete in congelatore e la appoggiate sul fornello bollente, pam, salta. Però per il resto la potete usare tranquillamente, perché io qua ci faccio sempre gli impasti, soprattutto del pane, della pasta frolla, eccetera. Poi cosa faccio? Uso il suo coperchio per farlo lievitare, poi lo metto in frigorifero, lo tiro fuori, poi lo metto nel forno, è perfetta per fare tutto. Mi vedete spesso usare anche questa, è una pirofila, è da forno, è perfetta, però cosa fa? Io tiro fuori la lasagna dal forno, faccio raffreddare un po', poi se la devo mettere in freezer, quando è quasi fredda, la metto in freezer coperta e quando la tiro fuori scongelo e va nel forno senza sporcare 50.000 robe. Il Pyrex è comodo soprattutto per quello. E questa la vedete usare spesso anche per friggere, soprattutto per il canale, perché devo fare il cinema, è trasparente, ci metto l'olio e faccio friggere, poi mi piace la dimensione. Sono molto versatili, potete usarlo per quello che volete. L'unica cosa del Pyrex è che se ci mettete dentro non so, cose che si attaccano come la bistecca, non staccate più, va bene per farci il pane, la pasta, le cose da forno. Serafino Zani, made in Italy, mica bau bau micio micio. Serafino Zani mi ha mandato delle pentole in acciaio stupende, mi hanno stupito, dopo ve lo faccio vedere bene, mi hanno stupito per come funzionano, è incredibile, ma le pentole in acciaio non sono tutte uguali. Quando si usano le pentole in acciaio? Si usano, vabbè, ci potete cucinare la pasta, questa qui grande, oppure come avete visto negli ultimi video che ho fatto e li vedrete ancora perché li uso moltissimo, per farci le creme, perché l'acciaio non rilascia nessun tipo di ossido, niente di niente. Se dovete fare una crema che la fate nel rame e vi diventa verde, insomma, un po' magari vi dispiace, no? Gran bella azienda, Serafino Zani mi ha mandato anche il catalogo del loro shop, perché vendono anche delle melanine sui piatti colorati, molto belli, me ne ha mandati 3 o 4 da vedere, sono la fine del mondo, veramente molto belli, forse li avete già visti, ci ho fatto gli spaghetti dentro qui, la torta al limone, sono molto belli, vi invito ad andare a guardare lo shop. Però torniamo alle pentole, tra l'altro mi ha mandato anche una bella pentola antiaderente, la vediamo dopo di queste.
L'acciaio va bene un po' per tutto, anche per fare i sughi, acidi, qualsiasi, le marmellate. L'acciaio va bene per tutto, è molto versatile, va bene per qualsiasi tipo di fornello, per tutti. Queste pentole mi hanno colpito perché, sentite che, queste sono come le campane, sono pesantine, hanno un bel fondo. Mi hanno stupito moltissimo, proprio l'altro giorno ne parlavo con la Rapanella, perché abbiamo messo a bollire il latte, ci ha messo veramente un secondo, perché non disperdono nulla, trattengono tutto e funzionano benissimo. Antiaderenti ce ne sono di tanti tipi, abbiamo quelle buone, quelle meno buone, quelle che durano 2-3 anni e poi vanno buttate via, come vi ho fatto vedere nell'altro video. Per esempio, questa è una griglietta, ma stessa cosa di un'altra. Tra l'altro dicono quelle spruzzate a pietra, che pietra gli spruzzano su del minerale. Sentite che roba. Sì, pesa 300 grammi. Questa qui, Serafino Zani, lo stesso delle pentole d'acciaio, Made in Italy, questa qui, sì certo, costa 4 volte di più, però questa pesa 1,5 kg. Allora, se voi mettete una bistecca dentro questa padella o questa griglia qui, con questo tipo di antiaderente, con questo peso, con questo spessore, con questo fondo, sarà la padella a dare il caldo alla bistecca, la griglierà perfettamente e sarà buonissima. Dentro qua, come ci mettete sopra la bistecca, invece di essere la padella a cuocere la bistecca, è la bistecca che raffredda la padella. Quindi per queste cose meglio magari spendere un pochino di più, però comprare delle padelle migliori. E quindi le mie antiaderenti preferite sono diventate queste qua. Allora, ricordatevi sempre, un panno o un pezzo di cartone o un feltro, quello che avete, però che le padelle quando le mettete nel cassetto non le rovinate. Io utilizzo queste qua, sono quelle della Lagostina, le avete già visto, le vedete spesso nei miei video, a cui ho messo di fianco questa qui che mi ha mandato Serafino Zani, che è la stessa azienda che fa le pentole in acciaio. È una bella padella consistente, ideale per tutto, soprattutto magari per farci la carne, perché ce la mettete sopra. Ovviamente qui non ci dovete saltare la pasta oppure le spaghette e le vongole, perché le rovinate. A parte che comunque c'è una grande differenza di tipo di trattamento che gli hanno fatto, perché questa qui ha un trattamento molto molto robusto, perciò alla fine si può usare per qualsiasi cosa, mentre invece queste qui dell'Agostina, belle, ottime tutte, però hanno un rivestimento antiaderente più sottile e quindi bisogna stare attenti magari se ci andate dentro con il forchettone, con le posate d'acciaio, che comunque è sempre meglio evitare nel caso di padelle antiaderenti. Tutti questi tipi di padelle hanno il fondo che è adatto a qualsiasi tipo di fornello, perciò lo potete usare sulla ghisa, sulla vetroceramica, sul gas, sul fuoco nel bosco, dove volete. Voi prendete in mano queste padelle qui, prendete in mano quella di prima che c'è ancora qui, cosa c'è una differenza abissale. Adesso la ghisa, signori, è una cosa incredibile. Io quando ho visto questa pentola qui, questa qua, io mi sono innamorato, è una roba incredibile, felicissimo, come un bambino al Luna Park. Allora, questa si può chiamare anche pentola olandese, praticamente sono in ghisa bianca smaltata. Io quando ero bambino le usavano in Svizzera, io sono nato in Svizzera, si usavano moltissimo, anche qui nel Veneto mi ricordo, mia nonna le usava. Sono pesanti, hanno anche, guarda, le sgocciolatoie per non far uscire l'acqua dai bordi, così non vi esce fuori. E sono adatte a qualsiasi tipo di fornello, è una roba che potete usarla anche per fare palestra. Queste le mettete a fuoco medio, quando partono non la smettono più, consumano pochissimo gas perché qui il calore non esce. E costano poco queste me le ha date la fonderia Lamperti di Castellanza, che tra l'altro è qui vicino, e mi ha dato la pentola olandese, mi ha dato una bella padellona, che è questa che fa fornello forno, mi ha dato una griglia, non quella di prima, questa è una griglia seria che, cavolo, questa quando si scalda la bistecca gli si fanno le righe da sole. E mi ha dato anche un padellino monoporzione, ci mettete la polentina, il gorgonzola, poi lo buttate dentro nel forno a gratinare, tirate fuori, servite su un piattino e fate un figurone. Sono padelle meravigliose. Allora, devo dire che di pentole in ghisa io ho fatto fatica a trovarle, perché c'erano diverse aziende che me le davano, però tanto volevano che dicevo quello che volevano loro, e no, io le prendo, le provo e dopo dico quello che voglio io, se vuoi, se no non me la dare proprio. Infatti 2-3 aziende, tra l'altro c'era un'azienda che per una pentola così spettacolare, non era neanche smaltata, voleva più di 200 euro e ovviamente io non le pagavo, però io dopo come faccio a proporvi una pentola a 200 euro, ma scherziamo, questa qui costa molto ma molto ma molto meno, senza bisogno di
Poi c'erano quelle che me la davano, sì, però era in ghisa naturale. Trattare la ghisa naturale a casa è un disastro, bisogna prendere, mettere il sale, fargli spurgare l'olio, un disastro, un casino. Invece queste qua, smaltate, non danno nessun problema. Ci sono anche quelli che hanno dentro il trattamento antiaderente, però secondo me non ha senso. Una pentola in ghisa deve essere semplicemente o vetrificata o smaltata. Fine. E qua mi sono trovato molto bene con queste. Mi sono affidato alle fonderie Lamperti che avevano questo tipo qui di ghise che sono spettacolari. In questa qui ci potete fare il minestrone, ci potete fare la pasta, però per la pasta è meglio usare l'acciaio, per la salsa, il ragù, l'acciaio, ma qui dentro per esempio uno stufato, un brasato, il pane, la polenta, cose che devono cuocere lentamente per lungo tempo. Lo chiudete così, è come se fosse chiuso dentro in un forno, poi resta calda le ore, vedete sta bella pentola, la portate a tavola con dentro un bel brasato e vi si sciolgono gli ospiti. Sono adatte per i fornelli a induzione e per tutti gli altri tipi di fornello, sì, anche al fuoco vivo, senza nessun problema. Si possono anche riscaldare abbastanza velocemente, si possono raffreddare, l'importante anche qui non bisogna fare ghiaccio fuoco, ecco, per capirci, e proteggetele sempre anche loro. Essendo pesanti hanno sempre un manico in più, così uno tira sulla roba, la mette dal fornello nel forno, la tira fuori dal forno, la mette a tavola, sono praticissime. Ci ho appena fatto il pollo io in questa padella qua, spettacolare. Griglietta smaltata, tra l'altro non sono antiaderenti, però si difendono bene, raccolgono molto calore, lo assorbono proprio, poi voi gli mettete sopra la bistecca, il pesciolino, ed è la bistecchiera a dare il calore a quello che gli mettete dentro e non il contrario, e quindi funzionano bene. Abbiamo anche il padellino, mi hanno mandato questo padellino qua, questo qui l'ho usato per farci le uova e per farci la polenta e gorgonzola nel forno, mono porzione. Questo qui a Natale, ne preparate già la sera prima, 5-6, nel momento di servirlo ci mettete sopra i funghi, il formaggio, dentro il forno, tirate fuori e fate un figurone, trattengono il caldo, sono spettacolari, o va bene anche per cucinare piccole cose direttamente sul fornello. Padelle di ferro e padelle d'alluminio, una alla volta. Allora, le padelle di ferro e anche quelle di alluminio, prima di essere utilizzate sempre vanno scaldate leggermente, una goccia di olio di semi, pezzo di carta, e si tira via l'ossido, perché un pochino lo fanno, anche se è alluminio per alimenti. Le padelle di ferro, vedete, questo qui è il mio vecchio padellino, l'ho appena rinnovato, se volete che vi faccio un video su come si fa a rinnovare le padelle di ferro, di alluminio e tirarle nuove, ve lo faccio. Le padelle di ferro vanno bene per qualsiasi alimento, per qualsiasi situazione, per qualsiasi cosa, però bisogna saperle usare, è lì il problema. Sono belle spesse, vanno bene per qualsiasi tipo di fornello, quindi induzione, ghisa, gas, fuoco, lancia laser, quello che volete, però bisogna saperlo usare benissimo. Le padelle di ferro vanno bene per qualsiasi alimento, per qualsiasi situazione, per tutto, sono addirittura antiaderenti anche, però il problema è che bisogna saperle usare, e diventa un po' complicato, non vanno mai lavate con la paglietta, mai mai mai, e neanche con il sapone. Queste si lavano ancora calde e con la spugna quella giallo verde e l'acqua e basta. Poi appena lavate vanno messe sul fornello, vanno fatte riscaldare un attimino, si fa come prima di utilizzarle, goccino di olio, un po' di carta, e si mettono via ancora tiepide. Dopo un po' di mesi, un po' di anni, secondo quanto le usate, faranno un po' di croco in giro, diventeranno un po' nere, ma non è sporco, è proprio una crosta che fanno loro, e allora lì bisogna portarle dal fabbro, fate fare a vostro marito, qualcuno, come faccio io, come vi farò nel video, e vanno rinnovate. Questa qui è stata appena rinnovata, è spettacolare, però bisogna saperle usare. Non bisogna fare magari cotture molto lunghe e acide, come per esempio il sugo di pomodoro o il ragù, perché dopo un po' di ore il ferro comincia a lasciare magari un pochino di ossido e dopo sentite il sapore e non va bene, è anche leggermente tossico. Alluminio. Perché usare l'alluminio? Perché? Perché si riscalda in fretta, perché è leggero. Beh, questa non è tanto leggera, questa qua se gli date una padellata uno la ammazzate. Si usa su tutti i tipi di piani cottura, escluso l'induzione. Però ultimamente stanno facendo anche delle padelle che, a differenza di questa, hanno sotto la piastrina come questa qui, e quindi si possono usare anche sull'induzione. Cosa hanno di comodo? Che ci potete fare qualsiasi cosa, sono molto veloci. Ma le padelle di alluminio sono tossiche. No, non sono tossiche le padelle di alluminio, bisogna fare come per il ferro, si scaldano leggermente, gli si tira via l'ossido delle ultime ore, che è poco, e non fa male, non fa assolutamente male, lo si tira via quello lì, e poi per molte ore lo si possono utilizzare tranquillamente. Non bisogna farci anche in questo caso cose acide, perché altrimenti diventa scura sotto dove c'è, non so, il sugo di pomodoro, e
bianca sopra. Si possono grattare con la paglietta e si possono rinnovare, come ho fatto col padellino, con il trapano, con la carta vetrata. Farò il video apposta anche su questo qua. E vanno bene per qualsiasi cosa. Se voi dovete saltare la pasta, i famosi spaghetti alle vongole vanno benissimo nell'alluminio o nell'acciaio o nel ferro, però non mi potete usare l'antialderente. Oddio, questa sì, però magari una di queste qua no, per fare gli spaghetti alle vongole, perché salta con la ceramica delle vongole rovinate le antialderenti, quindi bisogna usare questo tipo di padella. Ovviamente cotture veloci, non farmi il sugo di pomodoro, il ragù dentro le pentole di alluminio o di ferro, quindi ogni padella ha il suo uso. Dobbiamo parlare ancora del rame e della pietra, però Beatrice, io queste qua le tengo tutte, buttiamo via quelle vecchie, perché insomma queste qui in acciaio rendono il doppio di quelle che abbiamo già. Questa qua sono innamorato, perciò quella là che abbiamo in alluminio che è grande uguale, via, questa la teniamo, e anche queste qua di coccio, io tengo tutta questa roba qua, è chiaro. Pentole in rame, siamo nel 2021 ragazzi. Il rame non serve a niente. Una volta si diceva perché diffondeva bene il calore, adesso, a parte gli ortodossi della polenta nel rame, io quelli li capisco, va bene, perché gli dà quel sapore vago di rame, che cosa, però, cioè, sente l'odore del rame, davvero, giuro. Tra l'altro questa qui è di rame puro, non è neanche stagnata all'interno, però fate caso, quando andate nel ristorante che vi fanno vedere, che vi fanno le crepe Suzette dentro nella padella di rame, guardate dentro, vedete che dentro è smaltata, vetrificata, di solito è in acciaio. Quindi è una cosa puramente estetica, il rame in cucina non serve assolutamente a nulla, anzi se ci fate una besciamella dentro qui, una crema pasticcera, fate la crema pasticcera dentro il rame, vi viene verde, lasciate stare il rame, usatelo di bellezza sul camino, basta. Pentole di pietra, facciamo la distinzione, due tipi, poi ce ne sono di più, comunque due tipi, ci sono quelle che sono spruzzate con minerale e dopo dicono rivestite in pietra, che è una pip, che sono come le antiaderenti, se sono spesse, hanno su tanta roba, sono buone, se no sono meno buone, però ci sono anche le pentole in pietra, quelle vere, sono proprio di sasso, sono fatte in pietra scavata e intorno hanno l'anello di rame per tenere insieme, che se vi cadono su un piede vi si spaccano, anche lì siamo nel 2021, non servono assolutamente a nulla, sì, cottura lenta, naturale, bla bla bla, ma non servono a niente, abbiamo l'acciaio, abbiamo la ghisa smaltate, abbiamo la terracotta, abbiamo le pyrex. Comprare una pentola in pietra, oddio, se vi piace, va benissimo, però costano molto e secondo me sono buone, però non è necessario, ecco. Quindi prossimamente nei vari video che farò vedrete ancora queste pentole, come le utilizzo e cosa ci cucino, perché ho intenzione di tenermele tutte. Io devo ringraziare comunque Taddeo Terracotta per la fornitura delle pentole in terracotta, devo ringraziare Serafino Zani per la fornitura delle pentole in acciaio e anche della pentola antiaderente, e devo ringraziare le fonderie Lamperti che mi hanno fornito la pentola olandese e le varie ghise smaltate che vi ho fatto vedere nel video. E quindi ciao a tutti e ci vediamo alle prossime ricette.